Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Proprio qualche giorno fa ho effettuato un video, no, di un po' di custodie per il Galaxy S8 nella variante Plus. Ecco, oggi mi sono arrivate anche delle pellicole. Le ho prese sempre all'interno del sito di Amazon, sono tre, questa è la confezione di vendita e ovviamente qui sotto al video troverete anche il link per dove andare ad acquistarle. Ecco che allora oggi vi presento al banco, no? Quello che è il corso d'opera, come fare ad installare queste pellicole sullo smartphone, vi farò vedere il lavoro finito, è sicuramente un prodotto valido, ma soprattutto veste a filo proprio del device, quindi non è una di quelle pellicole che copre solo la parte centrale. Andiamo a scoprirlo insieme e ragazzi, ovviamente, come sempre, se questo tipo di video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e fatemelo sapere sotto, che io continuerò così a proporvi accessori particolari per i vostri device. Ebbene ragazzi, questa è la confezione di vendita delle pellicole che sto utilizzando da qualche giorno. Ne troverete ben tre all'interno del pacco. Me ne è restata una sola, in quanto una l'ho buttata praticamente dopo un'ora, non l'avevo montata bene. L'altra è già montata sul device, ve la farò vedere fra un attimo e vi faccio vedere anche il contenuto della confezione. Allora, all'interno troviamo un piccolo pannetto con dell'alcol, insomma, no? Un liquido che servirà apposta per andare a pulire perfettamente il nostro display. Poi questo piccolo articolo che servirà per andare a togliere le bolle dalla pellicola quando sarà applicata sul device man mano che andremo a montarla, poi degli adesivi di fissaggio e oltretutto troviamo un piccolo manualino di istruzioni in italiano che ci spiega come andare ad applicare questa pellicola sullo smartphone. Questa è la pellicola, invece ve la faccio vedere immediatamente. È una classica pellicola di quelle standard, quindi non è protettiva tanto quanto una di quelle in vetro, però effettivamente riesce a garantire, no, quel minimo di protezione al display con un dispositivo che costa così tanto, forse è necessario. Vi dico anche la mia, è un po' un peccato andare a coprire questo bellissimo display con una pellicola che comunque si sporca di più rispetto al display nudo e crudo come l'ho utilizzato in questi giorni, in quanto, come vedete, no, c'è parecchio, parecchio unto su questa pellicola, mentre il vetro non si sporca così tanto. È piuttosto morbida, ve la faccio vedere un attimo, qui andiamo a togliere quella che ho montato qualche giorno fa per farvi vedere il materiale proprio di questa pellicola. Eccola qua. È molto molle, soprattutto è un prodotto un po' particolare, diverso ad altri che ho visto fino ad oggi. Monta perfettamente sul device, comunque è una pellicolina, insomma, standard. Ma adesso andiamo a vedere un po' come va montata questa pellicola sul device, giusto per darvi possibilità di capire un po' come montare al meglio il tutto sul vostro dispositivo. Allora, innanzitutto va pulito, quindi va rimosso completamente da qui dentro diciamo, il primo panno. Qui abbiamo degli altri adesivetti per andare a togliere eventualmente dei pelucchi. Va aperto questo, qui c'è quel trattamento di cui vi ho parlato prima, quel po' di alcol, dovrebbe essere circa un 70% di alcol e poi un po' di acqua, credo, insomma, no? Per fare scorrere meglio il tutto. Vediamo se ci riesco. Ragazzi, ho anche la telecamera davanti, quindi non mettetevi a ridere se sbaglio ad installarla, al massimo la buttiamo via e amen. Però voglio farvi vedere, insomma, come va fatto il tutto. Allora, innanzitutto va preso questo, va pulito. Ecco, se avete un piano morbido, invece di mettervi sopra un piano rigido come il mio, meglio, così almeno il dispositivo starà fermo. Adesso va pulito tutto perfettamente. Per vedere se avete pulito bene il tutto, vi consiglio di prendere il dispositivo, metterlo in varie angolazioni, così avrete possibilità di vederlo in tutte le sue sfaccettature e soprattutto anche le zone curve, quindi i fianchi, nei lati, così diventerà perfettamente pulito. Vediamo di fare un lavoretto ad hoc. Adesso mi sposto un po' dalla telecamera per andare meglio e andiamo a piazzare la pellicola. Vi faccio vedere come l'azienda ha pensato, no, di fare questo lavoro. Allora, credo di aver pulito sufficientemente bene il tutto, mi posiziono meglio con la telecamera così vedo quello che sto facendo, perché adesso devo spostarmi, se no sicuramente non riuscirò a centrarla per bene. Ok, ecco, vi consiglio di aiutarvi eventualmente anche soffiando sul vetro, così andate a rimuovere quei piccoli diciamo puntini che normalmente restano sotto al vetro e soprattutto restano sotto la pellicola e lasciano quelle brutte bolle. Allora, la pellicola, se guardate qui, ha due lembi, la numero 1 e la parte numero 2.
Ovviamente noi andiamo a rimuovere la parte numero 1, così, verrà via solo la parte alta. Guardate qua, come vedete, quindi via l'1, soffiate sul dispositivo, lo dovete posizionare sia nella parte bassa che nella parte alta il più centro possibile, così questo sarà, no? Poi perfettamente centrato su tutto il device, quindi cerchiamo di fare un lavoro il più corretto possibile. Qui non sono proprio al centro rispetto alla parte, alla capsula, quindi riposizioniamolo un'altra volta. Ok. Intanto sentite il mio cane che continua ad abbaiare, non sta mai zitto. Zitta, anzi, perché è una femminuccia. Andiamo a posizionare il meglio possibile questa parte. Ok, fate attenzione che non si attacchino peli, peletti e quant'altro, insomma polvere al di sotto. Andiamo a, con questo panno ad aiutarci, questo è compreso all'interno della confezione. Ok, bene. Ok, ci siamo ragazzi, scusate se ogni tanto esco dalla telecamera, ma o guardo qui, guardo lì davanti. Molto bene, adesso che abbiamo fatto questo e l'abbiamo centrata, io proseguo in questo modo. Prendo quest'altro adesivo, eccolo qui, anche questo in confezione, fisso il tutto per fare in modo che una volta che vado a muoverla non si sposti da dov'è, quindi la fissiamo così in quest'altro modo. Molto bene, sembra sia giusta. Allora dovete fare in modo, vedete qui deve arrivare in piano, guardate qui in fondo, e deve più o meno essere centrata un po' ovunque, e così dovremmo essere a posto. Dopodiché, una volta fatto questo, andiamo ad alzare questa zona e dobbiamo prendere il resto della pellicola, quindi da dove abbiamo tolto con il primo lembo la parte superiore. Io per aiutarmi di solito uso un adesivo, eccolo qui, uno sticker di questi. Eccoci qua. Una volta che andiamo a rimuovere questa parte, fate attenzione che sia ancora tutto pulito come l'avete lasciato prima. Molto bene. E cominciamo a metterla giù. Se non abbiamo mosso troppo il tutto, dovremmo essere anche abbastanza giusti. E qui cominciamo a usare questa spatolina magica per andare a rimuovere tutte le bolle, o una buona parte almeno, quelle che riusciamo. Dovete considerare che qualche bolla di queste verrà via dopo un po' di giorni di utilizzo, perché qualcosa migliorerà. Qua magari accelererò un po', ragazzi, perché sennò vi dovete subire tutto questo continuo movimento. Come vedete, una volta che siete partiti, poi l'avete indirizzata nel modo giusto, viene via più facilmente. Ok, siamo arrivati in fondo. Ok. Adesso dovete lavorare per fare in modo che queste bolle vadano fuori dai lati, no? Quindi andrà spinto verso l'esterno da un lato e l'altro le bolle. Qua bisognerà avere un po' di forza, ovviamente state attenti a non rompere il display per mettendo troppa forza, ovviamente scherzo, non è così delicato. Ma allora, non voglio dirvi che questo smartphone ha bisogno per forza di una pellicola protettiva, però costa parecchio. Io ho l'abitudine di dare spesso e volentieri lo smartphone nella borsa della moglie e lei chiavi e quant'altro, non è che per forza deve ricordarsi di non stare attentissimo a queste cose. Quindi, cioè, insomma, se non volete trovarvi degli strisci nuovi nello smartphone, io ve le consiglio una pellicolina magari di vetro, però là sarà un po' più difficile trovare quella giusta,
per toglierle. Poi dopodiché, una volta fatto questo, andiamo a rimuovere nuovamente questa dima, no, che abbiamo utilizzato per fissare la pellicola. Andiamo a rimuoverlo senza fare troppa forza, però altrimenti succede quello che avete appena visto. Prendete di nuovo questo, andate a sistemare se avete creato delle bolle nuovamente. Dopodiché rimuovete la pellicola in questo modo qua, ok. Ho fatto fuori un lavoro meglio di quello che pensavo, a dirvi la verità. Ok, andiamo così, in questo modo, ad appiattire questa zona. Magari vi aiutate anche dal panno. Ok, così, in questo modo. Così allora avrete la vostra bella pellicola montata a filo della scocca. Ok, qui non vedo imperfezioni. Andiamo da quest'altra parte, vediamo di chiudere anche da quest'altra parte per benino il tutto. Qui sicuramente con il panno qualcosa ho tirato dentro un po' di sporco, comunque vabbè. Ok, molto bene, andiamo a togliere anche un po' di bolle qua sopra. Ok, così ragazzi, la pellicola è completamente montata, vado dato una pulita e questo è il lavoro finito. Allora, c'è qualche piccola imperfezione, ok, ma un po' verrà via. Guardate come riesce a coprire completamente tutto lo smartphone. Arriviamo, no, praticamente al filo qui dello smartphone. Guardate anche qui sotto, a me sembra una buona pellicola. Vi dico già però che si sporca di più di quanto si sporca normalmente il vetro, quindi ha un trattamento, diciamo, oleofobico peggiore, però sicuramente avete il vostro smartphone al sicuro. È una pellicola che non costa nemmeno tanto e insomma mi sento di consigliarvela. Per ora questo è il primo prodotto che testo per S8 Plus e ovviamente nei prossimi giorni, le prossime pellicole che mi arriveranno, le metteremo sotto test. Ovviamente andiamo ad accendere anche il device. Vi dico già che quella che ho provato in questi giorni, insomma, non ha cambiato in nessun modo il, diciamo, l'usabilità del display. Anche sotto luce diretta del sole non crea problemi. Ovviamente è comunque una pellicola, in qualche modo si vede che c'è, però terrà protetto il nostro device. Intanto per oggi è tutto, spero che questo video vi sia servito. Come sempre ragazzi, ricordate di iscrivervi, commentare e soprattutto di mettere dei bei like, così io potrò continuare a alimentare questa voglia e continuare a darvi nuove novità da vedere qui all'interno del canale. Ciao a tutti!